Eccellenza, benvenuto. Oggi la nostra Chiesa è vestita a festa perché vogliamo che sia segno di quella Gerusalemme nuova annunciata dall'Apocalisse, che scende dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Intendo certo parlare di questo bel edificio che i nostri padri ci hanno lasciato e che per il desiderio e l'impegno di ogni porzalese è stato rinnovato e riportato al suo antico splendore. Ma questa bella chiesa può parlare e farci incontrare lo sposo solo se esprime la chiesa fatta di pietre vive, chiamate a edificare il corpo di Cristo. È per questo che, mentre lei dedica questo tempio fatto di pietre inerti eppure bello, le chiediamo di potersi unire alla nostra preghiera, perché ora che abbiamo ridato splendore all'edificio non abbiamo ad arrossire nel confronto con la sua bellezza. L'impegno che abbiamo impiegato per quest'opera sia solo il segno di quanto più vogliamo impegnarci per rendere splendente quella comunità piccola, ma pur sempre espressione della sposa amata da Cristo sposo, che vive qui in Porzano. La bellezza di questo tempio, ora che verrà unto col sacro crisma, richiami sempre la nostra unzione crismale del battesimo e della cresima, e le 12 croci che verranno apposte sulle pareti segnate dall'unzione crismale ci aiutino a fare continua memoria della fede che i 12 apostoli ci hanno tramandato. L'evento che oggi celebriamo rafforzi in noi il proposito di vivere come comunità cristiana tesa al costante rinnovamento, aperta all'opera plasmatrice dello Spirito che ci ha resi figli, pronta a compiere sempre la volontà di Dio, amandolo sopra ogni cosa e in Lui amando il prossimo. Eccellenza, desideriamo che ciò che compiamo oggi non sia una semplice manifestazione esterna che ci permette di radunarci in tanti e fare festa, ma oserei dire un sacramento, cioè un segno efficace della volontà concreta di rinnovamento per essere davvero ciò che siamo, come ci dice oggi il Vangelo, sale della terra e luce del mondo, così che le nostre opere buone possano indurre gli uomini a rendere gloria a Dio Padre insieme con noi. In questo giorno non possiamo non ricordare coloro che hanno servito questa comunità, tenendone viva la fede, tutti i sacerdoti, tra i quali ricordiamo gli ultimi parroci, Don Greci, Don Portesani, che stanno già godendo il premio eterno, Don Roberto Rovaris, che ci dà la gioia della sua presenza, i sacerdoti originari di Porzano, Don Luigi Pellegrini, che è presente, Don Giancarlo Freretti, che per motivi di salute non è fra noi, è un salesiano, ma che mi ha chiesto di portare il suo saluto e assicura la sua preghiera. Lo ricordiamo oggi in modo particolare perché, oltre alla mancanza di salute, oggi compie gli anni. Non dico quanti perché non mi pare opportuno, però non è vecchio, Non posso dimenticare le suore umili serve del Signore che hanno operato nel passato in questa nostra comunità e suor Bertilla Bonometti, che nel silenzio del monastero del Buon Pastore segue con amore la sua comunità di origine, prega costantemente per noi e oggi in modo particolare si unisce spiritualmente a noi. Un saluto e un grazie riconoscente ai curati, in particolare a Don Alberto, in prima linea nell'animare questa comunità, a Don Davide, Don Ciro, Don Renato, che purtroppo è pure cagionevole di salute in questi giorni, e Don Riccardo. Un grazie a tutti voi qui presenti che rendete piena la nostra gioia. Un saluto a tutte le autorità, in particolare la dottoressa Cristina Tedaldi, sindaco di Leno, alle associazioni e a quanti benevolmente si uniscono alla nostra gioia. Un ricordo particolare a coloro che non possono essere presenti a causa della loro infermità o dell'età avanzata. Ma soprattutto grazie
al Signore e a Lei Eccellenza per il grande dono che ci fa oggi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Don Giovanni ci ha infuso la celebrazione, quindi con i sentimenti che ha ricordato, la riconoscenza a Dio e il desiderio che la consacrazione della Chiesa sia la consacrazione di una comunità cristiana che cresce nella fede e nell'amore fraterno. Con questo desiderio ci presentiamo davanti al Signore, come sempre chiediamo il perdono dei nostri peccati per poter celebrare bene questa Eucaristia. Santifichi il Signore con la sua potenza questo altare e questo tempio che mediante il nostro ministero sono unti con il crisma, siano segno visibile del mistero di Cristo e della Chiesa. La luce di Cristo e giunga a tutti i popoli la pienezza della verità. Thank you.
chiedo la benedizione del Signore su di voi e su tutte le vostre persone. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio che oggi vi ha riuniti per la dedicazione di questa casa, vi colmi della sua grazia e della sua pace. Amen. Cristo vi edifichi come pietre vive del suo tempio spirituale. Amen. Lo Spirito di Dio abiti nei nostri cuori e vi unisca alla comunione gloriosa dei santi. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Grazie ancora a tutti, perché la vostra presenza è quella che fa bene le cose. Grazie.